Oggi siamo a Roma Nord e alle mie spalle c'è il famoso Ponte Milvio. Voglio presentarvi l'azienda Mammì. L'azienda Mammì permette di noleggiare le Citroen Ami e permette anche al suo cliente di personalizzarne gli interni o gli esterni. Sono col CEO della Mammì S.P.A. Dario Dentale. Parlami un po' di questa macchinetta, come si gira a Roma? Perché... Ma guarda, noi siamo qui adesso a Ponte Milvio che... vediamo, è una zona molto interessata dai giovani. E comunque al di là di questo è una macchina molto molto comoda, perfetta per gli spostamenti dai cittadini, come vedi in due sono perfetti, no? Si entra perfettamente. Perfettamente, poi non sembra, ma da fuori comunque ha dimensioni contenute, anche se dentro è spaziosa. Quindi in città, poi è una macchina agile, veloce, sprint, si parcheggia molto bene. Poi Francesco, tu ne hai una, no? Cosa ne pensi? Sì, anche io ne ho una, l'ho fatta, diciamo, modificare anche io dalla carrozzeria monochrome. Sì. E mi trovo molto bene. Molto, guarda, è molto comodo. Infatti, poi noi come Mammì stiamo lavorando molto bene con la Ami. Perché di là è un prodotto, ci crediamo molto, comunque intelligente, progettato molto bene. Quindi comunque stiamo avendo un ottimo... Assolutamente sei contento, un ottimo riscontro dal mercato. Stai trovando bene, sì. Poi noi facciamo anche questa, una nostra vettura per sanatori interni personalizzati. Ho visto con pelle. Quindi le rendiamo anche molto carine. Molto elegante. Molto, sì, questo sì. Ma tu che comunque fai sport, auto, no? Sì. Sport anche automobilistico, comunque corri in kart. Formula 4. Ho fatto dei test. Quindi dai, è una bella... No, Francesco, nonostante sei giovane, è una bella esperienza nel settore auto. Poi comunque per me passare dalla pista alla macchinetta sono due cose diverse, però andare in pista mi insegna a capire dove posso correre, diciamo, e dove posso andare, dove devo andare. Comunque piano. Responsabilizza, no? Esatto, anche esatto. La guida in pista, i corsi, ti responsabilizza. Sì. E dimmi, tu come ti trovi? Visto che sei molto alto. Io sono 2,5 metri. Uh-huh. Nonostante una vettura... Vedi, spaziosa. Dicevo, come dicevo sempre Molto, io. È molto spaziosa, due persone, quindi dai, anche per l'uso Francesca cittadino. Allora posso confermare la mia tesi, una macchina spaziosa. È comodissima, sì sì, comodissima. No, infatti, dall'esterno ci può dire che... Qualcuno può dire che non sembra molto spaziosa, però dall'interno lo è veramente. Comunque, tanto. Comunque è un design accattivante, personalizzato, diventa ancora più sfiziosa. So che tu sei un ex campione olimpionico, parlami del tuo sport, come è nata questa passione? Ma guarda, io facevo sport, ho fatto canottaggio, ho partecipato alle Olimpiadi Atene e Pechino 2004-2008 nel canottaggio, sono arrivato come terzo medaglia di bronzo nel 2004. Cavolo. E quindi no, dai, con lo sport Francesca mi sono divertito. È molto. Bello, poi bello. Lo sport duro, il canottaggio è comunque uno sport di, con una storia, dei principi, uno sport pulito, sano. Hai scelto l'Ami come vettura per spostamenti comodi? Sì, sì, perché vediamo che comunque il mercato del noleggio, della condivisione, c'è sempre più una richiesta. Sì. Comunque ormai su tutti i brand, ma non solo auto, anche pensiamo alla musica, pensiamo alle case, c'è sempre più una condivisione, no? Il sharing. Sì, sì, e anche sulle auto, ma anche i ragazzi ormai vanno su questo segmento, quindi abbiamo pensato che potremmo fare anche noi la nostra parte. Ci siamo fatti un bel giro per Roma, dai, una bella chiacchierata romana, Francesca. Vabbè, grazie. Grazie a te. Complimenti per l'iniziativa. Grazie Francesca, grazie. Sono felice di presentarvi la nuova gamma di colori personalizzata. Troviamo la versione gialla fake taxi con interni in pelle e cuciture gialle, la versione bianca con interni in pelle e cuciture bianche, la versione rossa con interni in pelle e cuciture rosse e troviamo quella elegante Tiffany verde con interni in pelle e cuciture verdi e infine troviamo quella sport con un nuovo paraurti che presto vedrete montato sulla Miami.